un segnale, come dire, di oscurantismo che in questo paese si ravvisa da tempo. Qua stiamo parlando di matrimoni omosessuali e il problema si potrebbe anche estendere anche alle coppie di fatto eterosessuali. Cioè il problema è che il paese, il legislatore, non so chi, però si ha la tentazione di tornare indietro di 40 anni, di 50 anni. E perché bisogna sempre portare davanti a un giudice una scelta privata, che può essere quella dell'eutanasia, vedi il caso Englaro, il caso della trascrizione dei matrimoni omosessuali, come il caso del Tribunale di Grosseto, e poi ancora il caso anche dell'appropriazione assistita. Questi sono tutti dei diritti personalissimi che devono essere comunque sempre tutelati, senza esaltare nessun tipo di diversità. Cioè oggi noi siamo qui giustamente a parlare del matrimonio omosessuale, cosa che io condivido pienamente, perché è giusto che delle persone comunque, se si vogliono, e qua riprendo il discorso dell'affettività che faceva la professoressa Saraceno, bisogna recuperare l'affettività senza passare attraverso orientamenti sessuali. Il punto è che quando poi si rimette la palla, come ha fatto la Corte Costituzionale con la sentenza 138 al legislatore, e qua il giudice costituzionale si dimentica di dire: ma il matrimonio non mi viene mica definito come l'unione fra un uomo e una donna. Noi questo lo ricaviamo indirettamente nel codice civile attraverso altre norme, ma non c'è una definizione di matrimonio in tal senso. Noi questo lo ricaviamo dal diritto canonico, da lì noi diciamo che il matrimonio è solo quello fra uomo e donna. Però noi siamo qui dentro un altro ordinamento, non dentro lo Stato Vaticano. Lo Stato Vaticano è uno Stato altro, diverso. Il nostro paese ha preso nel codice civile quell'interpretazione, l'ha portata, l'ha trasfusa anche nella Carta Costituzionale, la porta avanti. Quando si farà un passo in avanti? Un passo in avanti significa anche dare un'interpretazione, come dire, coerente con la Costituzione vivente. Perché a questo punto possiamo anche dire che la nostra Repubblica non è una Repubblica fondata sul lavoro, non lo è più da tanto tempo. Forse quello che viene violato è anche il principio di autodeterminazione, dentro il quale c'è anche il diritto di sposarsi, a prescindere dal sesso, a prescindere dall'orientamento sessuale. E questo perché dentro le camere da letto non bisognerebbe entrare, al di là di tutto. Se ne facciamo una questione di termine, di dizione linguistica, allora diciamo: matrimonio è solo quello fra uomo e donna e gli altri sono delle unioni. E allora qui sono d'accordo con la professoressa Pezzini, così rischiamo di discriminare ulteriormente, diversificando le unioni su una mera diversificazione linguistica, che non è corretta, non è giusta. Possiamo dire che la famiglia è fondata sul matrimonio, le famiglie. Allora l'articolo 29 ripensiamolo mettendo tutto al plurale forse è meglio. Grazie. No, io volevo, mi aveva colpito la parte finale del discorso della professoressa Pizzini, cioè che lei poi in qualche modo ha un po' sottovalutato, però io penso forse anche sotto un aspetto direi strettamente politico, è importante l'avere il fatto di avere per esempio dei patti, degli accordi, i matrimoni registrati, perché è vero che partiamo con una discriminazione, però qui secondo me il percorso è duplice, perché da una parte avere una regolamentazione, come diceva chi è intervenuta prima, di cui non ho sentito il nome, è una questione di riconoscimento sociale con tutte le conseguenze. Dall'altro, quello che bisogna fare, secondo me, è anche cominciare a esautorare il mito del matrimonio come l'abbiamo cominciato, come lo conosciamo e l'abbiamo conosciuto fino adesso. Quindi
diciamo, i percorsi sono due, cioè da una parte il comunque l'avere una formula che ti garantisce e che ti tutela, anche se allo stato attuale è come dire di serie B, ma questo deve servire anche per cercare di mettere in discussione, di scardinare questa specie di mito, per arrivare ad una situazione dove le parti giuridicamente, chiunque se siano, sceglieranno le formule che vogliono adottare e che avranno la, lo stesso contenuto e la stessa voglio dire, forza dal punto di vista della, della tutela. Grazie. Ah, poi volevo provare a rispondere al ragazzo. Siccome le persone sono tre, perché uno che celebra il matrimonio, uno che lo pubblica e l'altro che lo trascrive, in questo percorso prima o poi un, diciamo, un toppo si viene a creare dal punto di vista, diciamo così, giuridico. Io sono Costanza Pomanici e faccio l'avvocato. Grazie, io proverei intanto a dare delle risposte e poi prendiamo altre domande. Allora provo a raccogliere qualcuno degli stimoli, ma sulla prima domanda, no, secondo me è una strada chiusa, quindi, nel senso che sicuramente provoca una reazione e quindi, cioè, il massimo che ci possiamo immaginare è che ripropone la stessa questione alla Corte Costituzionale, no? Perché, come dire, appunto, non mi immagino che possa avvenire senza reazioni, quindi verrebbe sicuramente impugnato dal Ministero dell'Interno come minimo, insomma, se anche si trova qualcuno disposto a farlo, e quindi la questione verrebbe portata, finirebbe di nuovo davanti alla Corte Costituzionale, alla quale bisognerebbe chiedere di prendere, di fare un revirement, cioè di prendere una posizione diversa. Ora, gli argomenti sostanziali per una posizione diversa io penso che ci siano, ma come pensavo che ci fossero per la sentenza 138. Non lo vedo un orizzonte concretamente persuasivo a breve. Io credo che a breve la riproposizione della stessa questione alla Corte rischia di avere una risposta ancora più di chiusura, rischia di provocare una reazione di chiusura, perché non c'è ancora sufficiente consenso, cioè la decisione è stata criticata ma non abbastanza e non con gli stessi argomenti, ed è stata anche molto sostenuta ed è stata anche criticata perché è troppo opportunista, quindi, come dire, questo sul dibattito, diciamo, specialista. Il legislatore ha addirittura ignorato il monito sull'articolo 2, cioè quindi sulla ribadito nella conferenza stampa del Presidente Gallo del 2013. Ha citato le leggi elettorali sulle quali poi è intervenuto la trasmissione matrilineare del cognome e le unioni same sex. Ma il legislatore anche questo l'ha ignorato, quindi anche qui non c'è una pressione o un mutamento che in qualche maniera indirizzi la Corte. Credo che i soli mutamenti, diciamo così, importanti che stanno arrivando indirettamente dalle corti europee, dal rapporto dialogo multilivello, tutela multilivello, da alcuni passaggi della Corte di Cassazione e alcuni, come ho detto, meno persuasivi della giurisprudenza di merito, non siano sufficienti a pensare ad un clima effettivamente diverso. Non abbiamo parlato, credo che sia un tema di riflessione abbastanza importante, se la Corte la prende sul serio c'è a giugno un'occasione interessante che è quella sul divorzio imposto, che è una questione molto diversa, cioè l'illegittimità del divorzio imposto al transessuale rispetto allo scioglimento ex legge del matrimonio prima della rettificazione. La questione è diversa e la questione può essere risolta dalla Corte in termini di eccezione rispetto ad un permanere di un principio, che è secondo me la chiave in cui
la Corte potrebbe essere persino attratta, diciamo così, a fare un passo avanti. Sarebbe un passo avanti molto significativo, perché vorrebbe dire che a livello di legislazione ordinaria si riconosce, come andrebbe riconosciuto, che esiste già una possibilità di ammettere un matrimonio che, pur nato sotto condizioni diverse, quindi senza toccare le condizioni della celebrazione, però poi può sopravvivere per la tutela dell'unione familiare, per la tutela dell'autodeterminazione, per l'assenza di valori bilanciabili adeguati, può sopravvivere come eccezione. Faccio solo era una ulteriore cosa su quello che diceva sul ministro degli interni, ma un matrimonio quindi celebrato, è possibile ricorso del ministero degli interni? Celebrato, secondo me lo fa più, lo fa più, è possibile per l'avvocatura dello Stato agire contro quella trascrizione. No, scusate, il pubblico ministero le pubblicazioni di matrimonio, fa opposizione alle pubblica, il pubblico ministero. Un po' come è successo adesso per Grosseto, no? C'è il pubblico ministero che in quel caso ha impugnato davanti alla Corte d'appello, e nel caso invece delle pubblicazioni si opporrebbe poi alla celebrazione del matrimonio. Sì. Allora, abbiamo un'altra domanda di là. Salve, mi chiamo Nicola Triglia. Io volevo condividere una riflessione e porre una domanda. La riflessione di carattere generale parte dal riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 163 del 93, citata dalla professoressa Brunelli a proposito del principio di uguaglianza, secondo il quale il principio di uguaglianza sostanziale deve diventare criterio di interpretazione del principio di uguaglianza formale, facendo riferimento, e questa è la particolarità, ai concreti rapporti della vita. Che rimanda a un elemento di indivenire della realtà e dell'analisi della realtà, che mi sembra in netto contrasto, o comunque non nella stessa direzione, di argomenti come quello originalista, che invece ha una visione più statica. Allora la riflessione riprende più una questione forse metagiuridica, che riguarda l'analisi della realtà, se debba partire da concetti piuttosto che dai fenomeni concreti, e da qui anche quale sia il ruolo del diritto. Se stiamo parlando di un diritto dei concetti statici e immutabili, o un diritto delle persone che fa riferimento ai concreti rapporti della vita e dunque in divenire. Questa era una riflessione che mi ha suscitato il riferimento a questa sentenza, mentre la domanda riguarda proprio la sentenza della Corte Costituzionale 138, la quale dunque afferma che non vi è violazione del principio di uguaglianza in base all'articolo 3 e all'articolo 29, perché, afferma la Corte, le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio, dunque rapporti differenti possono essere disciplinati, situazioni differenti possono essere disciplinate in maniera differente. E nell'ambito dell'articolo 2 della Costituzione, la Corte Costituzionale riconosce discrezionalità al legislatore di tutelare e riconoscere le unioni omosessuali. La mia domanda è questa: si può evincere da questi riferimenti della Corte una volontà, da questa sentenza, di indicare al legislatore un regime fondato su un doppio binario, da una parte le unioni omosessuali e dall'altra parte il matrimonio? Dunque, se vi sia questa volontà da parte del giudice della Corte Costituzionale. Grazie. Buongiorno, Susanna Lollini, avvocata. Quando la prima volta che Rete Lenfor decise di fare questa iniziativa, la campagna sulla pubblicazione di matrimonio, io ero una di quelle che pensava che era rischioso, perché rischiavamo che la Corte si pronunciasse
dicendo esplicitamente che l'articolo 29 escludeva il matrimonio. Quindi c'è la paura, dice, se ci muoviamo rischiamo di fare peggio. L'obiezione che mi fu fatta giustamente all'epoca, peggio di così non può essere, quindi tanto vale che sia detto esplicitamente. Il risultato è stato molto diverso, non è stato quello che, cioè, la fantasia era quella che, oddio, ci permettono di sposarci, è durata poco, però non siamo arrivati a un risultato negativo. Allora dico che le iniziative nascono nel nostro campo comunque da un azzardo, ma ha prodotto nel giro di pochissimi anni dei grossi risultati. Allora mi viene in mente, è vero, lo sappiamo, che se noi ricominciassimo da capo, no? Dicendo va bene, prendiamo atto di quello che è successo fino adesso, riproponiamo la pubblicazione di matrimonio. È chiaro che la trafila si ripeterebbe, però per esempio la Cassazione aveva appena detto che il matrimonio celebrato all'estero non poteva essere trascritto, e il Tribunale di Grosseto l'ha ignorato, l'ha proprio ignorato e ha detto di trascrivere. Altri sindaci lo stanno facendo, a noi ci arrivano le richieste, dire ma dateci un parere legale per favore per dirci se lo possiamo fare e cosa rischiamo se lo facciamo. Le richieste ci arrivano, Livorno ci ha chiesto, per esempio, ci ha chiesto la stessa cosa, non sono gli unici. La Corte Costituzionale, vado a memoria, non me lo ricordo esattamente, ha detto che se che il legislatore avrebbe dovuto intervenire, e se non fosse intervenuto non era detto che la cosa non potesse essergli ripresentata e che magari a questo punto i giudici avrebbero potuto decidere diversamente. A me sembra che sia un suggerimento. Quindi non è vero, è vero, lo credo anch'io, che ci sia ancora poco consenso, che la Corte Costituzionale sia risultata molto timida quando non ha esitato a fare sentenze molto manipolative, additive, quel che si è voluto in altri casi. In questo caso evidentemente, cioè, ma è questo il problema, che su questo caso tutti diventano stranamente tanto tanto timidi. Quindi io credo che non sia, azzardiamo, perché no, non abbiamo altra strada, azzardiamo. Buongiorno a tutti, Luca Marassotto, referente per l'area penale di articolo 29. La professoressa Brunelli ha toccato un punto, non si sente troppo vicino? Lo stacco, ok. Dicevo, la professoressa Brunelli ha toccato un aspetto che è estremamente affascinante, ovvero sia, per me dal mio punto di vista, il fatto che i diritti fondamentali si applicano anche contro il volere della maggioranza, la citazione di Cappelletti, da qui poi anche il fatto che vi siano delle ipotesi in cui i diritti riescono a trovare una dilatazione tale per cui non necessitano di un intervento diretto del legislatore, ma riescono a trovare un'applicazione quasi per una forza compulsiva loro propria. Il passaggio prima sull'omofobia, pur citando persone che insomma avrebbero decisamente bisogno di passare un po' di principi del diritto generale, però il problema chiave non è poi così campato per aria. Ricordo uno scritto del professor Dolcini pubblicato a gennaio su Rivista Italiana di Procedura Penale, che dice per l'appunto il grosso ostacolo all'ingresso della legge contro l'omofobia è il paventare un ingresso poi dell'istituto matrimoniale, quasi una reazione a catena per la quale da un istituto ne discende poi tutta una serie di diritti, il matrimonio piuttosto che l'adozione, piuttosto che la fecondazione assistita, anche in caso per le coppie omosessuali. E quello che mi fa pensare è che si sviluppa quindi un no in nome di una sorta di giusnaturalismo ritrovato, rinnovato, mettete poi l'aggettivo che volete, e qui si assiste a una sorta di dislessia istituzionale tra livelli, tra corti di primo grado, Cassazione, Corte Costituzionale, tra sindaci, Ministero piuttosto che Parlamento, un linguaggio non comune che non si ritrova. E quello che mi fa un po' pensare, e qui venivo alla domanda della professoressa Brunelli, è se all'interno di questa dislessia istituzionale, all'interno di questo di questa paura di una reazione a catena, per citare il professor Rodotà il suo ultimo scritto che ha citato anche lei, effettivamente la grande promessa mancata del secolo, che doveva essere l'uguaglianza, non ne viene a essere lesa, ma ancor più forse la 138 sottovaluta che al di là dell'articolo 3 esisteva anche il problema della dignità umana, che mi sembra essere un problema
non da poco non sollevato. Mi chiedo quanto la negazione di tutta questa pletora di diritti venga poi a incidere anche su un diritto fondamentale che ritengo possa giovare dello stesso argomento che ha utilizzato lei, professoressa Napatura, che è la dignità umana come limite fondamentale per bloccare questa sorta di giusto naturalismo ritrovato che viola appunto le coppie. Grazie. Allora rispondo un po' ad alcune delle sollecitazioni che sono state fatte, ma comincio con questa questione dell'omofobia e dell'articolo 2 come, anche come formazione sociale legato al tema della pari dignità sociale di tutti i cittadini. Io faccio molta fatica a capire come legiferare in tema di omofobia possa automaticamente portare a... cioè non riesco a vedere proprio il nesso pratico, anzi, se posso dire una cosa che forse è politicamente scorretta, è molto più facile legiferare sull'omofobia e quindi fare magari una legge manifesto in cui si dice ma guarda come siamo stati bravi, piuttosto che conferire dei diritti effettivi azionabili. Quindi io alla fine... come dire, il problema di legiferare sull'omofobia è il problema generale, quindi che non è di questo specifico tema, diciamo, del rapporto tra la libertà di opinione e la repressione penale. È il problema dei reati di opinione in generale, quindi sì, sì è un reato di opinione, come è un reato di opinione esprimere per esempio opinioni razziste, che è vietato dalla legge Mancino, potrebbe allo stesso modo essere vietato esprimere opinioni di tipo omofobico. Qui il problema è un problema, ripeto, di ordine generale, trovare un punto di ragionevole bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela di un bene giuridico. Non entro su questo perché dovremmo esaminare il disegno di legge sulla libertà sull'omofobia, eccetera. Io dico solo che da un punto di vista simbolico, e il simbolico nel diritto, dopo lo dirò per un'altra questione, non è una cosa affatto irrilevante, come in tutti i fenomeni sociali, insisto, per un paese che ha paura di prendere delle decisioni in tema di tutela dei diritti è molto più facile fare una legge manifesto sull'omofobia. Dopodiché magari va benissimo inserire anche un aggravante legata alle espressioni omofobiche, eccetera. Io non sono contraria, dico semplicemente che forse ne abbiamo così tanto bisogno perché queste persone non hanno gli stessi diritti che hanno tutte le altre persone e che quindi chi si vuol permettere di, come dire, colpirle anche semplicemente con la parola è legittimato dal fatto che quelli sono persone che non hanno gli stessi diritti che hanno le persone non omosessuali. Una di quelle è il diritto di sposarsi. Allora, su questo punto io sono d'accordo con Barbara Pezzini. Cioè a me non soddisfa l'idea di una legislazione, diciamo, sulle unioni civili che possa anche assimilare molto, se non quasi parificare la posizione, che escluda però l'accesso al matrimonio delle persone omosessuali. Perché c'è anche, ripeto, è sempre l'elemento anche simbolico qui del diritto e anche del linguaggio. Un linguaggio escludente, ci sono delle persone che non possono accedere a un istituto giuridico perché quell'istituto giuridico ha un certo nome e quindi loro a quel nome e a quel simbolo non possono accedere. Ora, è chiaro, se io sposto il discorso sul piano politico più, diciamo, terra a terra, in una situazione come la nostra, anche il riconoscimento delle unioni civili è grasso che cola, scusate la volgarità, ma da un punto di vista invece della, diciamo così, del ragionamento giuridico e della rigore del riconoscimento paritario dei diritti, di un riconoscimento paritario che passa anche attraverso il linguaggio e il simbolico, io dico che qualsiasi istituto giuridico, ivi compreso il matrimonio, deve essere accessibile a chiunque.
non possono esistere delle persone che possono accedere solo a certi istituti. Perché non solo non esiste il valore costituzionale concorrente che potrebbe in certe ipotesi limite porsi il bilanciamento, ma qui proprio è discriminazione pura anche sul piano del simbolo e del linguaggio, che non ha nessunissima giustificazione. Formazione sociale, mi chiedeva. Sì, è vero, la sentenza 138 del 2010, è vero che fa questo, per la prima volta parla così esplicitamente della convivenza omosessuale, del diritto delle persone omosessuali di avere una convivenza, una situazione di coppia, e quindi in una qualche misura, diciamo, sposta anche su questa formazione sociale la titolarità di diritti, anche se nel nostro ordinamento, io insisto sempre su questo, i titolari di diritti sono gli individui. Anche nel matrimonio, anche nella famiglia tradizionale, i titolari sono gli individui, e la formazione sociale è di riflesso tutelata in quanto luogo in cui si esprime la personalità dei singoli soggetti. Non c'è dubbio che però qui la Corte abbia fatto, ora se vogliamo su un piano anche simbolico, un passo avanti parlando di formazione sociale. Però lo stesso, che voi direte che sono incontentabile, è vero, intanto fa un discorso sulla formazione sociale molto esteso, cioè sembrerebbe che quasi tutto sia formazione sociale, e allora nel momento in cui tu lo estendi tanto, un po' lo depotenzi. In secondo luogo, non mi va che si dica che sono titolari di un diritto fondamentale a stare insieme, a condividere, che poi verrà forse un giorno tutelato dal legislatore nei modi, nei tempi che il legislatore deciderà. Ma allora, un diritto fondamentale nel diritto costituzionale vuol dire che non lo puoi ledere neanche per mezzo secondo. Se è fondamentale non può essere leso. Allora come stare insieme e dire che quello è un diritto fondamentale e che forse un giorno, quando il legislatore ne avrà voglia, lo potrà regolare? Questa è un'altra delle immense contraddizioni, secondo me, che c'è dentro la sentenza 138 del 2010. C'era forse un'altra cosa? Allora sì, si parlava del mito del matrimonio, ma io ho già risposto, cioè non è un mito. Cioè io posso anche dire, ma ci sono anche nel dibattito posizioni del tipo ma che voi esucci vi volete sposare? No, uno si sposa perché ha voglia di sposarsi, sì, che poi sia buon esuccio, no? Non si faccia una questione buon esuccio, lasci rispondere poi no, ma non volevo essere polemica, semplicemente io dico ognuno di noi può avere l'opinione che vuole sul matrimonio, può anche dire ma perché volete accedere a questo istituto che in fondo ci fa tanto soffrire, ma è facile dirlo per uno che è libero di accedere a questo istituto, no? Quindi io penso che l'istituto debba essere liberamente accessibile da parte di chiunque. E l'ultimo, non è un mito, è diverso, è un simbolo, e ripeto, da un punto di vista simbolico le organizzazioni sociali, si leggono anche sui simboli, e io credo che sia un simbolo, simbolo nell'etimologia vuol dire tenere insieme, deve tenere insieme un corpo sociale, tutti coloro che fanno parte del corpo sociale, anche coloro che rappresentano delle minoranze. L'ultima cosa che mi veniva chiesta è se nella sentenza 138 del 2010 si può leggere una volontà della Corte di indicare un regime fondato su un doppio binario. È talmente, come dire, veloce la Corte nell'uso di queste argomentazioni, sinceramente io su questo non saprei rispondere, dico solo che non mi sembra che dalla sentenza della Corte si può, anzi sono certa nella mia interpretazione, non si trae un divieto di matrimonio, cioè non, cosa che è stata un divieto diciamo costituzionale
e che quindi non sia possibile intervenire con legge ordinaria per dire che il matrimonio si può fare anche tra persone dello stesso sesso, che è invece la lettura interessata che hanno fatto molte parti politiche. Per esempio, mi ricordo che la scorsa legislatura, se non ricordo male, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati si cominciò a discutere di una serie di proposte di legge e la relatrice, che era Giulia Bongiorno, fin dall'inizio disse: le due proposte che riguardano il matrimonio stanno fuori, perché tanto la Corte ha detto che in base all'articolo 29 il matrimonio non si può fare. Questo non è vero, perché se proprio vogliamo agganciarci alle parole, lo ricordavo prima, la Corte dice che non è soltanto col matrimonio che si possono regolare questi fenomeni sociali, che corrisponde a un filone della giurisprudenza costituzionale di inammissibilità. La Corte si dichiara inammissibile, per esempio, quando ci sono una pluralità di soluzioni possibili per colmare una certa lacuna, e allora dice: siccome ci sono tante soluzioni possibili, qui entra in campo la discrezionalità del legislatore, ma non ha assolutamente detto che il legislatore non può inserire l'istituto del matrimonio, cioè meglio estenderlo anche ai soggetti che in questo momento non possono accedere. Grazie. Abbiamo sforato le 13:30, visto che sono altre domande, però forse è il caso di chiudere e di riprendere alle 3, perché altrimenti fare la domanda. Lascio lo spazio per un'ultima domanda. Scusate, sarà rapidissimo, ma oggi pomeriggio non posso fermarmi, quindi un po' di prepotenza faccio questa domanda, che del resto forse potrebbe essere troppo politica rispetto al tenore giuridico invece dei vostri ambiti di lavoro. La professoressa Pezzini osservava che riguardo all'ipotesi di una regolamentazione delle unioni civili opposta a invece un'estensione del matrimonio a tutte le coppie, che questa probabilmente non durerebbe a lungo perché sarebbe facilmente impugnabile in quanto unione di serie B. Il mio timore, appunto politico, è invece che una regolamentazione delle unioni civili, se lo otteniamo, ci duri 40 anni. E penso alla storia parallela del divorzio, ovviamente, che abbiamo ancora in Italia regolamentato in modo per molti versi particolare rispetto a ciò che accade nel resto dell'Europa, perché abbiamo ottenuto un divorzio lungo e ora dobbiamo lottare e faticare dopo decenni per ottenere un divorzio breve, che in realtà sarebbe semplicemente il divorzio con un solo grado, senza la separazione. Quindi non c'è questo pericolo? Io a flash, ma lo dico anche a chi diceva prima Zardiano, sulla valutazione, diciamo così, del rischio politico potrei dirvi la mia opinione, ma insomma conta fino a un certo punto, nel senso che mi sento qui investita invece di dovervi dire la mia opinione da costituzionalista, cioè di dovervi far presente laddove secondo me esistono alcuni passaggi rilevanti dal punto di vista giuridico e costituzionale che non possono essere ignorati. Quindi, dal punto di vista politico non lo so, a me verrebbe piuttosto da dire: cominciamo a provare, in questo caso vale la pena di azzardare dal punto di vista politico. Dal punto di vista costituzionale, io dicevo, non durerebbe a lungo, nel senso che l'argomentazione del piano inclinato, che spesso viene usata, diciamo, dai nemici dell'estensione dei diritti, è vera, è profondamente vera nel quadro costituzionalistico, nel senso che è più difficile che un giudice, una corte costituzionale possa, in certi contesti, in certe materie, intervenire a colmare una lacuna dal niente, cioè a introdurre qualcosa di interamente nuovo, perché questo è difficile da fare per tutta una serie di ragioni, diciamo, di sistema, mentre laddove io offro dei termini di raffronto, a questi termini di raffronto poi deve andare sulle strade consolidate del giudizio di ragionevolezza e mi deve dire che non è più ragionevole. Offro un termine di raffronto con il quale deve necessariamente confrontarsi.
e anche sull'azzardiamo o non azzardiamo, appunto la mia non è una valutazione politica, è se azzardiamo il superamento di istituti consolidati, di argomentazioni consolidate, lo dobbiamo fare diciamo con la massima consapevolezza, cioè con tutti gli argomenti in campo, che non essere tanto più robusti quanto più quello che devo rimontare forte. Grazie. Prima di salutarvi mi permetto di dire soltanto due cose. È venuto fuori l'argomento omofobia e legge contro l'omofobia, non è l'argomento del giorno, però quando parliamo di altre opinioni dobbiamo fare attenzione. Nella Mancino Reale ci sono più fattispecie che vengono previste e punite. La fattispecie che è principalmente accusata di essere un'altra opinione è quella che parla della diffusione di idee fondate sulla superiorità etnico-razziale. Quella fattispecie nessuno ha mai chiesto di estenderla anche all'orientamento sessuale, perché già oggi non è estesa neanche al fattore religioso o alle minoranze linguistiche. E quelle dichiarazioni di Giovanardi giocano su questa ambiguità, perché nessuno sa che in realtà quella fattispecie non si applica. Ovviamente qui ci sono tanti magistrati, mi potranno contraddire o potranno confermare quello che dico. C'è poi la fattispecie dell'istigazione, oltre che la commissione all'istigazione di un reato, di una violenza o di una discriminazione, anche l'istigazione viene letta come reato di opinione in alcuni casi. Anch'io non la considero, però nella dottrina qualcuno lo ha sostenuto, però chiaramente poi la lettura che noi facciamo delle norme è anche è quella che viene fuori da come queste norme vivono, dalla giurisprudenza, e ad oggi nessuno mai si è sognato di punire un reato di opinione sulla base della legge Mancino Reale con le due fattispecie che verrebbero estese anche all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Quindi il vero problema è di comunicazione, cioè della strumentalizzazione, per avere il potere di accedere ai mezzi di comunicazione e usarli come si vuole. Un prete, Giovanardi, potranno continuare a dire che sono contrari al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Dirò di più, potranno continuare a dire che per loro l'omosessualità è una malattia, perché non ricade in quelle altre due fattispecie. Se lo dicesse un medico in certi contesti forse, però sicuramente non Giovanardi e non un prete. E invece riguardo al problema della trascrizione, alla creazione di altri istituti, io voglio porre l'accento su un aspetto. Creazione di altri istituti: abbiamo necessità di riformare il diritto di famiglia per introdurre nel nostro ordinamento altri istituti che regolamentino la vita familiare, ma che siano accessibili tanto a coppie formate da persone dello stesso sesso quanto a coppie eterosessuali. Ma questo è evidente, insomma, la necessità che c'è, la richiesta che c'è. Non possiamo conservare nel matrimonio un'idea di sacralità che infatti non c'è, perché non è, la realtà richiede qualcosa di diverso. E in questo senso istituti debbono essere introdotti, ma se l'istituto introdotto è riservato alle coppie omosessuali, in particolare se l'istituto, diciamo, alla tedesca o all'inglese, dove i diritti sono pressoché identici al matrimonio, e là non ci siamo più, perché appunto mantenere la differenza di nome all'istituto, cioè impedire l'accesso al matrimonio, finisce per conservare la stigmatizzazione e radicare ancora di più la discriminazione. Sulla trascrizione la penso in maniera diversa dalla professoressa Pezzini. Chiaramente è vero, è evidente che la sentenza di Grosseto è debole dal punto di vista argomentativo, però sono e spero che la Corte d'Appello possa conservarla, magari integrando quelle motivazioni. E ha un merito, cioè è riuscita a dare la stura ad una questione che esiste. La trascrizione ha una sua funzione e non si capisce perché, ricorrendone tutti i requisiti, come ricorrono nel caso delle coppie dello stesso sesso sposate all'estero, non si dovrebbe poter trascrivere. Fermo anche quello che ha detto eventualmente la Corte di Cassazione nel 2012, cioè il punto dell'inidoneità, perché il punto dell'inidoneità a produrre effetti è contraddetto nei fatti dal punto di vista anche giuridico, perché
per esempio, il riconoscimento della carta di soggiorno al coniuge extra UE del cittadino italiano, che cos'è se non un effetto del matrimonio contratto all'estero? Allora la trascrizione aiuterebbe anche in questo caso e quindi produrrebbe un effetto, perché è evidente che il concetto di coniuge non è soltanto quello che deriva dalla normativa italiana, anche quella che deriva dalla normativa europea, dell'Unione Europea. E allora entra in ballo tutto il discorso della circolazione di persone e diritti e dell'applicazione anche alle coppie dello stesso sesso coniugate di tutti i diritti che sono collegati appunto alla libera circolazione. E non mi attacco, ci sono tante altre cose da dire, però mi sembra che abbiamo sviscerato abbastanza i temi e grazie per la pazienza, ci rivediamo qui alle 15. Prego, sono davanti alla grande, prego. No, quale? No, allora.